Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Buonasera e benvenuti a Fuori Gioco. Eccoci qua dopo un weekend che non c'è stato un calcio giocato a livello dilettantistico ma solo a livello professionistico, però siamo sempre qua, io e la mia carissima Federica. Ciao Fede. Ciao Franco. Come buonasera, stai? A tutti i telespettatori. Volevo presentare il nostro esperto in settore, il responsabile del sito www.calciovicentino.it, Federico Formisano. Buonasera a tutti gli amici. Bene, allora questa sera parliamo di Marola. Marola è una società che, come ricordiamo, ha avuto una grande stagione, ha vinto un campionato di prima categoria senza essere mai messa in discussione, a parte all'inizio, e quindi questo gli va dato, gli fa un plauso, e abbiamo veramente il piacere quindi di parlarne questa sera con i nostri ospiti d'eccezione. Questa sera abbiamo l'onore di avere come ospiti una coppiata, possiamo dire, Federica, vincente. Abbiamo il direttore generale della SD Marola, Simone Gottardo. Ciao Simone. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Bene, grazie a te di essere qua. E il direttore sportivo Fabio Ebene. Buonasera Fabio, sempre buonasera, del Marola. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie di essere qua. Bene, allora inizi tu con la prima domanda, Federica. Sì, io vorrei chiedere ai nostri ospiti qual è stato il momento più bello di questa stagione, il ricordo che più portate nel cuore. Insomma, il momento più bello senz'altro la matematica della vittoria del campionato. Diciamo che quando si vince un campionato i momenti brutti poi si ricordano anche come momenti belli, no? Sì. Esatto, il sacrificio. Quando le tensioni erano a mille, poi il risultato è stato appagante anche per queste situazioni, insomma, ecco. Anche perché ricordiamo che avete fatto una vittoria, oserei dire, straordinaria, perché portare comunque una società come Marola a questi livelli vi fa veramente onore. E la squadra sicuramente avevate fatta, parlo con te Fabio, per vincere, perché gli acquisti che avevate fatto erano nomi importanti, ma alla fine il calcio, come si dice, 2 più 2 non fa 4, quindi non è niente di scontato. Quindi un plauso a voi e un plauso anche a questi ragazzi che sono scesi in campo, al mister. Tu Fabio, cosa dici? È andata come te l'aspettavi? Diciamo che volevamo a tutti i costi vincere il campionato, non ci siamo mai nascosti durante la stagione, per cui avevamo un mister di primo ordine, diciamo che noi abbiamo voluto fortemente, e la rosa era sicuramente attrezzata, che poi è stata anche rinforzata con l'acquisto di Moresco a dicembre. E ritornando al discorso di prima di Simone, sicuramente da ricordare durante la stagione due momenti importanti come le due sconfitte con Monteviale e Montebello, anche molto pesanti. Lì ci siamo compattati, lì ci siamo uniti, e lì secondo me è nato un pezzettino di vittoria del campionato. Anche perché ho saputo, ho sempre sentito che a Marola c'era un gruppo di 7-8 ragazzi estremamente coeso, forte. Me lo confermate? Ma infatti una vittoria non si vince con un anno, si vince con un programma. E il gruppo storico di Marola è fatto da uomini prima che giocatori. E quindi tu non vinci solo con la qualità del giocatore, vinci anche con la testa del giocatore, vinci col comportamento del giocatore. Perché nei momenti difficili quello serve. Nei momenti difficili, se non hai la testa a posto, non ne vieni fuori. Non ne viene fuori.
avevamo avuto delle sconfitte brucianti, si ricorda che dopo quattro partite eravamo ultimi. Tra l'altro, bravo, è vero. Quindi con la pressione a mille, perché sapevamo che avevamo questo input iniziale, con 5-6 squadre in girone veramente attrezzate. Molto attrezzate. Siamo stati bravi noi, ma i ragazzi, una cosa eccezionale, siamo andati avanti tutti quanti per la stessa strada. Un plauso a sti ragazzi, una cosa eccezionale. Beh, io Simone, se mi permetti, tu fai bene a fare un plauso a sti ragazzi e la tua umiltà ti ha sempre contraddistinto, però un plauso va fatto anche a te, perché tu sei il classico direttore generale che mette, investe tempo, investe denaro senza mai voler apparire, sempre messo in seconda linea, e io che ti conosco anche da tanti anni fa, quando abbiamo avuto il piacere di giocare assieme, ho conosciuto la tua persona e ti devo dire che per me è molto piacevole averti qua, perché so che straordinaria persona sei e ti fa onore questa cosa qua di quello che stai facendo, perché stai facendo il bene nel calcio dilettantistico, anche perché ricordiamo ai telespettatori che tu non sei di Marola, neanche di Torri Guartisolo, ma sei di Piazzola sul Brenta, e quindi uno si chiede, ma come mai questo da Piazzola sul Brenta fa portare tutto questo bene a Marola? Cosa lo spinge, vero Federica? Esatto, è successo per gioco, tra l'altro, nel gioco. Sempre di gioco si parla. Un ex amico, un amico mi aveva portato a Marola, io ufficialmente alleno i portieri. Sì. E mi aveva portato a Marola e siamo riusciti negli ultimi 4-5 anni a tirare su un gruppo che siamo talmente coesi che è impossibile uscire da questo gruppo. Sì. Un gruppo di amici. Parlo di giocatori, cioè io non sono amico dei dirigenti, sono l'amico dei giocatori. Giocatori. Tante volte mi definiscono il faro, certo, per anche il dopo allenamento, insomma, ecco, quindi questo mi ha portato a essere qua. La grinta. Io vorrei chiedere a Federico se ci fa l'analisi del campionato. Beh, praticamente il campionato è concluso, però ieri ci sono stati comunque degli avvenimenti significativi. Per un certo periodo ieri pensavamo che Venezia e Triestina facessero il salto, Venezia rimanesse nel campionato di Serie B e la Triestina passasse dalla C in B. Poi invece è andata a finire in maniera diversa. Perché questo può avere ripercussioni anche per il Vicentino? Può avere ripercussioni perché l'anno prossimo ci sarà un girone di Serie C Triveneto o quasi Triveneto, perché ci saranno, oltre al Padova, al Venezia, alla Triestina, il Vicenza, l'Arzignano, quindi ci sarà sicuramente un girone molto interessante. L'Arzignano si troverà sicuramente ad avere squadre molto preparate e molto consolidate, ma anche a doversi confrontare con un calcio veramente diverso, e questo è uno spaccato sicuramente significativo. Come farà l'Arzignano, per esempio, ad affrontare club organizzati e strutturati, ma anche al tempo stesso come farà ad accogliere sicuramente un pubblico importante e significativo. Farà anche tanti incassi l'Arzignano. E potrà fare anche degli incassi significativi quando giocherà contro il Vicenza, contro il Padova, contro il Venezia stesso. Pensiamo che ieri a Trieste, per cercare di vincere questa partita importante, c'erano 20.000 spettatori a seguire la partita della Triestina in Serie C, quindi questo è un dato significativo. Poi c'è stato un altro risultato, anche questo ieri, che comunque avrà dei risvolti per il calcio vicentino. Il fatto che il Mestre sia stato promosso in Serie D. Il Mestre ha pareggiato contro una squadra del Lazio, ma ha acquisito la promozione. In questo modo catteranno delle promozioni sia in eccellenza che in promozione che in prima categoria, perché si va a scalare sulle varie graduatorie, e questo potrebbe portare anche a delle aspettative per le nostre squadre che sono in attesa. Lo Schio, l'Azzurra Sandrigo e il Lugo sono le prime nelle graduatorie tra le vicentine. Lo Schio avrà ancora due squadre davanti, l'Azzurra Sandrigo ne ha ancora cinque e il Lugo ne ha tre o quattro. Quindi diciamo che qualche spiraglio si apre, anche perché, come sai, tutti gli anni ci sono promozioni, ci sono squadre che non si iscrivono al campionato, quindi ci potranno essere delle buone possibilità. Io, per esempio, vedo come possibile una promozione del Lugo in particolar modo. Ma quindi, visto che abbiamo qua gli amici di Marola, il Montebello è sicuro di essere ripescato? Sì, il Montebello è assolutamente certo,
perché è quarto in graduatoria, ci sono 4 posti, quindi è sicuro. Ma da ieri è sicura anche la promozione della Fontanivese, e questo è un dato di fatto che va sottolineato, perché sì, la Fontanivese era in seconda categoria qualche anno fa, poi è andata in prima, adesso passa in promozione, e tra l'altro passa in promozione un po' a scapito dell'Azzurra Sandrigo. Era arrivata dopo in graduatoria, ma ha vinto nei playoff e ha vinto in casa dell'Azzurra Sandrigo. Quindi un plauso anche alla Fontanivese. Assolutamente, perché che consideriamo un po' come una squadra vicentina, certo, perché Fontaniva è più vicina a Vicenza che non a Padova. Molto bene, ringrazio Federico per questo contributo. Ci vediamo fra poco, sempre qui a Fuori Gioco. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà, pensa alla velocità, ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bentornati a Fuori Gioco, una trasmissione che, come ricordiamo, ha nella sua mission dare luce al calcio dilettantistico. Ritorniamo con i nostri ospiti qui in studio, appunto con, ricordiamo che abbiamo in studio Simone Gottardo e Fabio Ebene e il nostro esperto di calcio Federico Formisano. Federica, vai tu con la prima domanda, che quando inizi tu, dopo diventa tutto più facile. Vai. Grazie Franco per la tua gentilezza. Avrei una domanda per Fabio. Ricordiamo a tutti i telespettatori che tu sei passato da calciatore a poi direttore, no? Quali sono le differenze che hai notato in questi anni nel calcio dilettantistico? Beh, allora, io ho giocato a calcio 30 anni. Quindi dai 6 ai 36. Però. E dopo pensavo che fosse un po' finita o smorzata la passione o comunque l'attaccamento a questo sport, e invece sono stato un po' coinvolto nella società calidonense come direttore sportivo. Dopodiché sono passato qui a Marola. Diciamo che degli aspetti, diciamo, importanti che io ho notato in questi anni, quindi sono quasi 35 anni, è che forse c'è un po' meno di attaccamento del giocatore, sia giovane o anche un po' più adulto, alla società di appartenenza, nel senso che una volta, almeno io giocavo nell'allora Rettorgole, che poi si è unito con il Caldogno, ma non avrei mai pensato di cambiare casacca. Sì, l'ho cambiata magari intorno ai 25 anni, però penso che adesso anche tra i piccolini, 10 anni, 11 anni, 12 anni, magari si cambia società, paese, allenatore, dirigenza, loro sono un po' più strutturati, hanno il campo più bello, una volta era diverso, una volta c'era il campanile, c'era il paese, ma questo poi si riflette anche tra i grandi, nelle prime squadre. Potrei fare un parallelo su questo ragionamento che sta facendo Fabio. Noi seguiamo in maniera particolare il calciomercato, tant'è vero che io proporrò che anche dalla prossima settimana cominciamo veramente a parlare di calciomercato.
c'è un grandissimo movimento di giocatori ogni anno. E pensa che ci sono circa 3.000 ragazzi che giocano nei campionati dilettantistici della provincia di Vicenza. Ogni anno circa 1.000 cambiano squadra, quindi vuol dire che un terzo dei giocatori cambiano squadra. Il Marola fa un po' il caso a sé, perché abbiamo giocatori come Maruzzo, Visentin, Scalco, che sono lì da tempo immemorabile. Però ci sono squadre veramente che ogni anno cambiano volto, e questo è un arricchimento per il calcio dilettantistico, perché questa cosa suscita molto interesse. Per esempio, il nostro sito ha veramente dei picchi di ascolto quando parliamo del calcio mercato, perché è una cosa estremamente interessante e significativa del movimento. Qualche volta dietro a questo aspetto ci sono anche questioni legate, diciamo così, a interessi economici, magari ridotti, perché stiamo parlando sempre di cifre abbastanza contenute. Però in qualche caso è anche proprio l'organizzazione della società, la struttura della società e la voglia di cambiare che inducono i giocatori a... Sì, visto che faccio parte anch'io di colui il quale fa un po' di calcio mercato facendo nella mia società, devo anche dire però che, collegandomi a quello che dici te, a quello che diceva Fabio, che è un po' triste sta cosa qua, che uno sia andato a farsi un giro il senso di appartenenza, no? Non c'è più questa voglia di indossare una maglia, perché, e due, perché adesso in questi giorni qua, noi dal 10 di maggio che siamo lì tutti i giorni, no, tutte le sere a parlare, perché oggi un giocatore ti dica di sì, Santa Maria, è diventata veramente una cosa difficile. Federica, adesso mi verrebbe da fare una battuta, vorrebbe esserci sei tu che gli chiedi se non mi dicono di sì subito. Potremmo provare questa nuova tecnica, vieni con me a fare mercato, voglio vedere se mi dicono ci penso. Potrebbe essere una buona idea. Ma una domanda, quindi io che ne capisco sicuramente meno di voi, è veramente solo il lato monetario che porta i ragazzi a lasciare la squadra del paese, quella che comunque una volta gli dava grandi soddisfazioni, perché anche Fabio ha fatto 30 anni, insomma, è veramente così cambiata solo per il lato monetario? Ma io non vorrei dire che è solo un aspetto economico, ma mi piacerebbe sentire Gottardo su questo aspetto qua. No, vogliono i soldi anche vincere. Ah, ok, vogliono un po' tutto. Sono due robe, perché prima ti chiedono chi viene e poi... Ah, ok. Cioè, io un consiglio che posso dare dopo l'esperienza che abbiamo avuto quest'anno... Sì, sicuramente se vuoi un giocatore forte hai anche concorrenza, però deve avere un gruppo che ha un intento, che non guarda esclusivamente l'atto economico, c'è una coesione, poi cerchi l'amico forte, okay. Cerchi di fare, creare un po' la volta se cominci, il gruppo. Secondo me, se cominci a fare una squadra da zero, no? Vai a prendere uno così a macchia di leopardo, secondo me, dal punto di vista economico, è già più difficile. Fa la differenza sempre, però fa anche tanta differenza avere un gruppo, costruirlo. Quindi non è una cosa di un anno. Insomma, è una programmazione che bisogna fare in 3-4 anni. Ma succede tutto questo via vai ogni anno? Vi ricordo che noi l'anno scorso abbiamo perso il campionato per 2 punti. Aia. Quindi miglior difesa per il secondo anno. Quindi non è una cosa... Abbiamo cambiato poco, abbiamo messo 3-4 pedine nella rosa da 20 importantissime, dove, ma lo studio è stato fatto nel giro degli anni, non è una cosa da a schiocca dito così. Chiaro. Semplice. Bisogna porsi l'obiettivo nel tempo. Ecco questo. Di solito dopo che Marola vince anche il Bolzano, quindi chissà che sia di buon auspicio, certo. Nel senso, del Marola è andato dalla seconda alla prima e poi anche noi siamo arrivati, adesso piano piano arriveremo anche noi a farvi compagnia. Detto ciò, e parlando di mercato, considerata la regola dei 3 fuori quota obbligatori in promozione, Federico, una domanda, Fabio, spiegate il fuori quota? Mi spiegate il fuori quota? Beh, guarda, il fuori quota ti spiega benissimo il nostro Fabio. Sì. Allora, è molto semplice, nel senso che in promozione, io vi parlo della promozione che poi è la categoria che andrà a affrontare il Marola, c'è l'obbligo di far giocare sempre in campo un ragazzo del 2001, un ragazzo del 2000 e un ragazzo del 99. Chiaramente si può far giocare anche ragazzi, tre ragazzi del 2001, quindi più piccoli,
però c'è questa regola che impone, però dà anche l'opportunità a questi ragazzi giovani di farsi vedere, di cimentarsi in una categoria anche importante, difficile. E quindi, calandoci poi nella nostra realtà, noi chiaramente formeremo una rosa più o meno di 12 tra virgolette vecchi, quindi giocatori non under, e 8, 9, 10 certo. Giocatori viene equilibrata. Under. Anche perché, scusa te. Sempre in campo vuol dire che bisogna sostituirli per pari età o inferiore, quindi non è che puoi far giocare, quindi ce ne vogliono non 6. Ma 9 quanto minimo, insomma. Beh, ieri sera tra l'altro fa ben sperare, abbiamo visto in televisione la finale tra Portogallo e Olanda. L'Olanda, voglio dire, era colma di giocatori di 20, 21, no, 22 anni, quindi questo secondo me è un valore che noi in Italia su cui dovremmo puntare, certo, di più, no? Cioè credere in più in questi ragazzi giovani, al di là della regola, pensare che con dei ragazzi giovani che hanno più voglia di imparare, di migliorarsi, in teoria le squadre potrebbero anche alzare il livello. Cosa ne pensate? È una regola un po' strana perché costringe dei ragazzi del 2001 che magari non sono pronti a cercare di fare i 2-3 anni su prime squadre e poi, finito la regola del fuori quota, non riescono magari a trovare neanche posto in seconda categoria o in terza categoria, voglio dire. Cioè, le cose sono sempre giuste a metà. Io penso che se un ragazzo merita 16 anni nel giro della prima squadra. A prescindere. Quindi, obbligare le società a far questo mi sembra una forzatura, però questa anche è la mia idea. Anche perché, Simone, bisogna dire fino in fondo le cose. Non è che perché in promozione o in eccellenza si fanno giocare i giovani che poi questi giovani possano avere un travaso nelle prime squadre della Serie C o addirittura dei professionisti. È molto raro il caso che veramente dei giovani possano poi arrivare da queste categorie fino alle massime serie. Quindi credo che l'intento sia positivo nel voler far giocare i giovani, però così come è strutturata oggi la norma, secondo me non sta producendo il risultato che qualcuno ci potrebbe aspettare. Quindi diciamo che è una regola che va cambiata, che va comunque modificata, modernizzata. Ne andremo, Federica, anche lì, metteremo a posto le cose come abbiamo sempre fatto. Bene. Purtroppo, Federica, cosa siamo giunti dire? Al termine. Io volevo ringraziarvi, vorrei ricordarvi di guardare il nostro canale YouTube dove carichiamo un sacco di video per voi, tutti i nostri social, e di mettere un sacco di like e seguirci sempre di più. Esatto, perché noi abbiamo bisogno dei vostri like, perché più like ci mettete, più entusiasmo ci date e noi continuiamo a dare luce al calcio dilettantistico. Grazie della vostra attenzione, grazie a Simone di essere stato qua, grazie a Fabio, grazie a te Federico. E ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 17:30, sempre su TV. Buona serata a tutti. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi!